un minimo di privacy. Questo è il camerino, almeno il mio camerino, busso, no? Aspetta un attimo. Mettiti la gomma. Stai facendo? Sto filmando. Almeno prendi un po' di sole, visto che sta. Ah, questo è il mio camerino. Questo è qua la sala d'attesa per chi mi viene a trovare. Qua c'è il terrazzo per fumare. Qua c'è il divano. Qua è la parte qua. Il mio bar personale. Bar personale. E qua c'è la mia Napoli. Bagnoli. Ecco qua. Questo è il mio terrazzo. Questo non c'è niente da fare, giovanotto, ragazzina, yeah, rimessiti, fatemi, vai, vai. Adesso io provo ad aprire la testa per vedere se c'è rimasto qualcosa dentro, via, tante volte, può darsi, qualche cosa dovrebbe essere rimasto, dopo, lui vediamo un po', niente, richiudiamo, tempo perso, andiamo, via, finito. Però guarda qua. Vai, vista Don Quixote, rivista Don Quixote, qua, guarda Don Quixote, Don Quixote della mazza lui. Ma scusami un attimo, vai, Dublina. Chi sono? Avete 3 secondi per indovinare. 1, 2, 3. Vi do la risposta. Don Chisciotte e Sergio Panza. Don Chisciotte e Sergio Panza. Allora avete qualificato? Sì. Stanza degli attori. Una volta si chiamava scannatoio ai miei tempi, dove attori importanti e maturi come me prendevano giovani attrici come lei che sta dietro la macchina. Ma la faccio vedere se non fra un po' quando le scippo. Qui faccio i provini, le giovani attrici, ora appoggerò questa macchina qua su. Ma il provino non vuoi che si veda? Vabbè. Lasciatemi solo perché devo. Cara, vieni qui. Vieni, fammi sentire qualcosa. Oh! Che ci fai sentire? Ti dispiace, mi stendo perché sai, sono stanco, ok? Ho lavorato, ti ho dato molto. Allora, facci sentire qualcosa. Ragazzi, a luglio quasi chiude la serie, ora siamo 25 aprile, festa nazionale per gli esseri umani, ma non per noi che siamo alle soglie della realtà, siamo al limite, per cui il 25 aprile per noi è fuori la realtà e siamo qua a lavorare, loro fanno lo studio, alcuni sono scappati a vedersi la partita e io devo esaminare queste giovani talente. Signorina, vogliamo procedere, spegna la macchina e mi faccia vedere qualcosa, me la faccia vedere qualcosa.